Character. I personaggi che hanno fatto la storia dello sport, raccontati da Federico Buffa. Sta iniziando la cosiddetta post-season dell'NBA. L'NBA è strutturata in una maniera anomala. Si gioca un sacco di partite nella cosiddetta regular season, che però non ti fa vincere niente. 82 partite a squadra. Poi si ricomincia da zero coi playoffs. Le teste di serie sono determinate come posizionamento del tabellone a seconda dei risultati di regular season. Il trofeo di MVP, di miglior giocatore della stagione, viene dato per la regular season. Tante volte chi ha giocato molto bene in regular season non ha giocato così bene in post season. Ecco, allora quindi il vero trofeo della stagione è quello di MVP delle finali, perché se hai vinto quello vuol dire che ha vinto la tua squadra. C'è una sola eccezione: Jerry West, sconfitto con i suoi Lakers contro i Boston Celtics. Ma da qualche anno a questa parte quel trofeo si chiama il Bill Russell Trophy. Bill Russell è il più vincente giocatore della storia dell'NBA. 13 stagioni, 11 vittorie. Le ultime 3 da allenatore giocatore. Incredibile, come allenatore giocatore. Oggi è impensabile, ma allora no. Ed è stato nel 1966 il primo allenatore afroamericano della storia dello sport professionistico USA. Ma dietro quel trofeo c'è una storia molto particolare. Bill aveva sposato originariamente una Miss America nera, ma era durata poco. Personalità forti, lui fatta alla sua maniera, lei peggio. Era stato senza una compagna ufficiale per un po' di tempo. Un giorno conobbe in gioielleria, che è un brutto posto per conoscere una donna perché in linea di massima non sei lì per lei, una certa Marilyn. Si avvicinarono, Marilyn disse: potrei farti la segretaria se la tua magari un giorno dovesse smettere. Quando smise, lei diventò la segretaria. E da lì la moglie, la seconda moglie, la donna della sua vita. Ma Russell, che è cresciuto nella Louisiana segregata, ha un DNA spaventoso e sopravvissuto a tutti, anche a Marilyn, che è morta di cancro. Ma prima di morire di cancro ricevette una telefonata da David Stern, il commissioner della NBA, che le disse: Marilyn, abbiamo deciso di intitolare l'onorificenza più ambita dell'NBA, ovvero sia l'MVP della post-season, ovvero sia dei playoffs, a tuo marito. Praticamente le regalò l'ultima orchidea, bellissima, prima del viaggio, nell'ultima notte. Marilyn lo disse a Bill Russell, all'ultimo momento, senza che Bill lo sapesse. Bill, ho una cosa da dirti, e stava veramente per andarsene. Hanno deciso di intitolare a te l'onorificenza più importante della post-season NBA. Russell, che era un uomo duro, che le emozioni non le regalava, si mise a piangere. E poi chiamò David Stern per ringraziarlo, perché era il più bel regalo che potesse fare a Marilyn, e dirlo a Marilyn prima che a lui è il motivo per cui Bill Russell, ricambiato, adora David Stern.